Vediamo quindi qual è la terza prova del torneo tre maghi. No, si scherza. Ma tra l'altro, eccolo lì, il quarto dipinto si riempirà probabilmente dopo di questa. Salve, professoressa. Ho delle novità. I goblin sono alla ricerca di un altro deposito, credo. Hanno costruito delle trivelle per essere più rapidi. È una vera disdetta. Questi depositi sono come il contenitore rotto che ho trovato nel castello di Rookwood? Sì. Non abbiamo altro tempo da perdere. Lo so. Guarda la mappa. Guardiamo la mappa. Fortunatamente, la prossima prova è vicina. È a Hogwarts? Come sai, ai miei tempi ero preside. Il mio ritratto è appeso in quello che fu il mio ufficio. Infatti, ero lì quando il professor Black è venuto a sapere del tuo arrivo. Mi chiedevo che tipo fossi. Un attimo. La prossima prova è nell'ufficio del preside. Sì, speravo che quando sarebbe stato il momento, l'occupante di quell'ufficio ci avrebbe dato aiuto. Sfortunatamente, l'attuale preside sembra interessato solo a se stesso. Dovrai accedere al suo ufficio mentre è assente. Capisco. Missione di spionaggio, esatto. Molto bene. Troverò il modo di entrare. Bene, guarda. Ci vedremo al mio ritratto, allora. A presto. A presto, Pres. Le parole della preside. Come faccio a entrare nell'ufficio del preside? Forse il professor Fig saprà che fare. Andiamo a chiederglielo. Il complotto del polisucco, no. Perché ogni soluzione nel mondo di Harry Potter è usare sta pozione? Usando a polisucco in teoria non dovremmo avere Alomora al terzo livello. Però per sicurezza vediamo quante ne abbiamo. Non credo che siamo ancora a 13. Siamo a 7, siamo a metà del percorso. Quindi il professor Fig si trova qui. La mappa è veramente difficile a volte da interpretare in sto gioco, eh. Ma che bello, ci sono gli alberi di Natale in giro per tutta Hogwarts. Non l'avevo ancora fatto un giro da queste parti io. Alomora. E tra l'altro c'è anche una statua di Demigius, quindi pensa un po' alla fortuna. Sei mio, Demigius. Ora sei mio, Demiguys. Che io dico Demigius, lui dice Demiguys. In teoria è Demigius, però non ne sarei neanche troppo sicuro, visto che chi dà le voci in teoria ha i nomi corretti. Però io l'ho sempre sentito Demigius. E sti armadi sembrano sempre quelli del molliccio. Oh, ti prego non dirmi che era davvero quello del molliccio. Lo sapevo, cacchio. Che poi neanche a farlo apposta ci servono ancora due chiavi di Dedalo, due per la precisione. Vai a trovarle, eh. Più di girare in giro per tutta Hogwarts, non è che ci sia modo di scoprire dove siano. Ah, c'è l'amico di Sebastian. Non riesco a credere che siamo rimasti intrappolati nello scrittorio. Ma stavo dicendo, ma perché c'hai i capelli castani, scusami? Sempre in giro stai, eh. Prendiamoci altre 500 monete dentro il bagno, che poi qualcuno mi deve spiegare perché c'è nascosto un forziere all'interno di un bagno. Sbaglio o sento? Sento sbattere delle ali, il che vuol dire che potrebbe esserci una chiave di Dedalo da qualche parte. Che tra l'altro per qualche motivo Sebastian mi ha seguito qui dal professor Fig. Magari vuole spiare che cosa facciamo, magari ha paura che lo tradiamo. Prof, ho un incarico importante da risolvere. Dobbiamo risolvere un problema importante. Che vista. Professor Fig, i custodi mi hanno mostrato dove si trova la prossima prova. È cambiato qualcosa? Lodgok e io abbiamo appreso che i goblin stanno cercando un altro deposito, come quello che abbiamo visto nel castello di Rookwood. E che stanno costruendo delle enormi trivelle per velocizzare la ricerca. Già. La professoressa Fitzgerald sembrava molto preoccupata. Capisco. È chiaro che Ranrock sa più di quel che credessimo. Professore. Ovvio. C'è dell'altro. Lodgok conosceva Miriam. Conosceva Miriam? Si incontrarono al castello di Rookwood. Lei era là per delle ricerche. Ed è lì che trovò il contenitore con la passaporta. Gli piacque così tanto che le lasciò il contenitore. Oh. Nonostante gli ordini di Ranrock. Non so che dire. Sapeva ingraziarsi praticamente chiunque. Vorrei saperne di più e in effetti mi piacerebbe parlare direttamente secondo con me Lodgok. Sto goblin muore. Non è questo il momento. Dov'è la prossima prova? Qui a Hogwarts. Che lei ci creda o no, si trova nell'ufficio del preside. Incredibile. Molto bene. Ti servirà la parola d'ordine per superare il gargoyle di pietra. Puoi chiederla all'elfo domestico del preside. Non conosco l'elfo domestico del preside. Chissà se parlerà con me. Immagino gli sia molto fedele. Sì. Perciò ti servirà un travestimento. E ho proprio ciò che fa al caso nostro. Una pozione polisucco. Sembrerai tale e quale a Black.
È la soluzione finale di ogni cazzo di cosa di sto gioco, di sto film. Non è lunghissima da distillare. Esatto. Quindi come fa ad avere già la pozione che trasforma nel professor Black? Sono un uomo previdente. Diciamo solo che sentivo di dovermi preparare a qualsiasi evenienza dopo la mia infruttuosa visita al ministero per va. Suo conto. Comunque non c'è tempo da perdere. Bevila e ti spiegherò tutto. So che non sarà a tempo la missione, però sarebbe terribile se lo fosse. Ci cambia anche vestiti? Ce li cambia lui, lo sapevo. Vabbè. Come ti senti? Benissimo, ma dai! Anche se non dimenticherò quel sapore tanto presto. La voce com'è? Convincente. Mi sono preso la libertà di trasfigurare i Grazie. Fondi. Come già detto, dovrei farti dare la parola d'ordine da Scroop, che può trovarsi ovunque nel castello. Ah. Cerca la professoressa Kogawa. Ultimamente sta assillando quel povero elfo col Quidditch, nella speranza che convinca Black a cambiare idea. Per ora non ha funzionato. Chi l'avrebbe mai detto? Ma che faccio se Black mi vede? Lascia che ci pensi io. Gli dirò che dobbiamo incontrarci a Hogsmeade con un contatto del ministero. Questo ti darà tempo. Grazie, professore. Ci rivediamo alla sala delle mappe, allora. È molto strano sentirsi ringraziare dal professor Black. Ci vediamo là. Ci vediamo. Ora devo trovare l'elfo domestico del Posso... Manco la sua bacchetta? Però non ho le magie. Ok, va bene. Sai che ti giuro se mi metto a parlare con gli studenti del tipo buongiorno professor Black. Sono il preside Black, non dimenticarlo. Può dedicarmi un minuto, professore? Certo, mi dica. Professore. Quanta cercavo luce? Cercavo proprio lei. Oh, io senta... sono molto occupato, professor Sharp. Molto occupato. Certo, signore. È solo che lei mi aveva chiesto una pozione particolare e io... Beh, io... Ah, è vero! Sì, beh, sputi il rospo, Sharp. Non ho tutto il giorno. Forse è meglio non parlarne qui, signore. Allora parliamone più tardi. Perché non possiamo parlare di pozioni qui? Non vedo dove sia il problema. D'accordo. Ho pronta la pozione scacciabrufoli che mi aveva chiesto. Posso portargliela in ufficio quando vuole. Ah, ma certo, sì. Non a parte che di brufoli non ne vedo, però... Me la faccio consegnare da uno studente. Da uno studente? D'accordo, se è questo che vuole. Insisto. Grazie, Sharp. Spero ne abbia preparata abbastanza o parecchi foruncoli. Vabbè, ma ora che stronzo. Ora devo decidere a chi affidare questo poco appetibile incarico. Lo affiderà a noi di sicuro. E noi su cosa siamo appoggiati, scusami? So che non si vede, ma dove cacchio ce l'hai alzato questo ginocchio, tu? Qualcuno ha visto il mio specchio con l'impugnatura d'avorio? No, figuriamoci. Su la testa, puro sangue. Il futuro è vostro. Cosa vorrà mai il preside? Ehi, Wesley! Garrett! Weasley, che ci fai qui? Non hai altro da fare altrove? Ah, professore, sì, certo. In questo momento preferirei essere in qualsiasi altro posto. Ha bisogno di me per qualcosa? Sto cercando il mio elfo domestico. Lo avrai visto sicuramente. Il piccoletto con le orecchie grandi? L'ho visto che si dirigeva verso la sala grande. Borbottava qualcosa sulle sue lodevoli qualità. Pensavo sul Quidditch. Tengo d'occhio, Weasley. Il signor Redding di Mielandia mi ha detto che gli sono scomparsi alcuni pungiglioni di Billywig, un ingrediente centrale per le pozioni. E so che tu ti ritieni un pozionante esperto. Eh? Ma, signore, non mi sono nemmeno avvicinato a Mielandia. Glielo... Bah, ho sentito abbastanza. Ricorda solo che ho occhi e orecchie dappertutto. Vedi di non fare cagate. Weasley. Oh no, mi ha scoperto. Non potrò Questa fare più la mia burbira frizzante. Ah, certo, bravo, bravo. Oh, che bello, finalmente nevica. E c'è un ippogrifo con una cacchio di ghirlanda. Oh, che bello, mi piace Hogwarts. Io sono il preside, mi rotolo nella neve. Però porca miseria. E secondo te quegli stivali sarebbero lucidi? Devi fare di meglio. Con chi parlava? Lumaca! Ah, ti giuro che se ci faceva parlare con Pix. Professor Black, come vanno le cose? Ciao, Infaustus. Gaunt, dove credi di andare? Mi scusi, signore, mi sto semplicemente recando all'esterno. Ti sei preso un giorno di vacanza, eh? Voi studenti prediligete l'ozio.
Io devo ancora scrivere 50 centimetri sul dittamo e i suoi usi. Mi stavo dirigendo alla serra. Ah, sì, miscelandolo con il pus di Bubotubero si ottiene un'ottima pomata per i baffi. Sì, per i baffi, a mio parere. Si sente bene, signore? Ha un aspetto un po' strano. Ti assicuro. E che ne sai tu? Sto benissimo, Gaunt. Se mai avessi bisogno di un consulto medico, non esiterò a recarmi al San Mungo. Queste cose sono le cose sbagliate da fare con una polisucco. Noi siamo dei cazzoni, nonostante tutto. Non siamo persone serie. E questa cosa credo si sia evinta ormai. Ma sto ragazzino con la nuvola, scusami. Credo che ti chiamerò Fantozzi. Professore, permette una parola? Certo, però niente Quidditch. Black, non è troppo tardi per riconsiderare la sua decisione a proposito del Quidditch? Le ho detto di no. Potremmo tenere comunque le prove e disputare una stagione più corta. Sempre meglio di niente. Le ho detto di no. Pensi all'infortunio, Madama Kogawa? Professore, è capitato a molti studenti di prendersi un bolide in testa, ma tutt'al più questo li ha fatti rinsavire. Certo. E si sono ripresi perfettamente. Se questa volta è successo a un puro sangue, non è un buon motivo per... Che assurdità! La salute di uno studente è molto più importante di uno stupido gioco. Uno stupido gioco? Lo sapevo che l'avrebbe detto! Lei è davvero impossibile! Signore! Ho una mezza idea di segnalarla all'ufficio per i giochi e gli sport magici del ministero! Faccia pure! Pensavo avesse questioni più impellenti di cui occuparsi. Allora, dov'è il mio elfo? Io... Buona giornata, professore. Quanto a Scroop, l'ho visto nella sala grande. Sembra che mi eviti. Mi chiedo perché. Buona giornata, Madama Kogawa. Buona giornata. Sentiamo se dice qualcosa mentre si allontana. No, peccato. Cosa ho fatto per meritarci un preside come lui? Adesso le sparo nel culo, signora. Non passo un giorno senza chiedermi per quale motivo io abbia accettato questo incarico dal ministero. Ehi, ciao! Era da un po' che non ti vedevo. Una parola, signorina Broom. Oh, professore, che sorpresa! Il mio nome è Bloom, in ogni caso. Ricordami la tua area di specializzazione, Broom. I gufo sono vicini. Broom. Scusami, signore, magie non verbali. Forse lavorerò su uno per scomparire. Continua, ma no, così, ma povera! Presto sarai tanto invisibile quanto quel nuovo arrivo del quinto anno. Non è invisibile, signore. Ho fatto il suo incontro in biblioteca. Mi ha aiutata con alcuni libri pesanti. Che carina che è. E comunque, parlando di invisibilità, dove diamine è il mio elfo? E io che ne so, signore, la prego, non mi faccia piangere! Diluvia, poverina. Allora, chi altro potrebbe apparire? Ah! Certo. Professore, devo parlarle. Ecco. Salve, professor Black. Ah, professor Weasley, che immenso piacere vederla. Signore. Ah, visto che ci siamo, mi chiedevo se potessimo parlare un attimo del professor Fig. Oh, molto bene. Ho deciso di concedergli più libertà col suo tempo. Più libertà, professore? Ritiene sia saggio? Sono preoccupata per i suoi studenti. Già lo si vede di rado a scuola. Mi chiedo che cosa faccia. Si sta occupando di alcuni affari ministeriali, sì, che in realtà è anche vero. Ah, beh, sì. Si sta occupando di alcuni affari ministeriali per mio conto. Capisco. Ma, signore, se posso, credo che il nuovo arrivo del quinto anno stia trascorrendo troppo tempo lontano dal castello per conto del professor Fig. È subaffitto, lo fa per conto mio ancora. Sono giunte voci allarmanti sulle loro avventure. Pare si siano intrufolati nella foresta proibita e abbiano perfino affrontato Ranrock, Rookwood e compagnia. Cosa? Oh, Dio mio! Cielo, non può credere a tutto ciò che sente, professoressa. No, no, non mi sembra proprio caso. Voglio dire, terrò d'occhio io, Fig. Lei continui così. Sta facendo un lavoro meraviglioso. Davvero meraviglioso. Oh, la ringrazio. Ecco, io la ringrazio. Ma sarei lieta di indagare. Non lo faccia. Dottor Weasley, voglio dire, professoressa Weasley. Buona giornata. Che strano il professore. Un lavoro meraviglioso. Più libertà per il professor Fig. Non lo capirò mai, quello. No.
Questo dovrebbe dare un po' di respiro al professor Fig. Speriamo. No, ti prego, non fare nessun annuncio. Non andare a dire nulla. Black è soddisfatto del suo elfo domestico, Scroop. Scroop non ha dubbi. Certo che sono soddisfatto, Scroop. Scroop! Salve, padrone. Ricordami la parola d'ordine del mio ufficio. Oh, ma il padrone ha fatto giurare a Scroop di non rivelarla mai, neanche a lui stesso. Ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. E ora ti sto dicendo che puoi dirmela. Oh, sì, signore. Certo, signore. Scroop chiede perdono. È il motto della famiglia. Sì, signore. Della ma quanto Black, è plasticoso lui? Sì, certo. Io... Il padrone lo ricorda, vero? Certo, certo. Ovviamente, con la purezza del sangue. Puri per sempre, non è vero? Quasi, padrone. Sempre puri. Scroop sospetta che il padrone lo stia mettendo alla prova. Ovviamente. Ma come il padrone sa già, in francese. Ah, certo. Ti ordino anche di pronunciarlo. Oh, il padrone sa che il francese di Scroop è pessimo. Comunque, toujours pour. Ah, grazie. Non parlare mai più di questa conversazione, né con me né con altri. Certo, signore. Ora Scroop farà del suo meglio per non disturbare il padrone. Bravo, Scroop. Sei bravo. Ma... sono scemo? Ho ruttato. L'effetto della pozione. Attenzione, studenti. Ordino ufficialmente che la sala grande sia decorata al più presto coi nobili stendardi di Grifondoro. Non risponderò ad alcuna domanda, né ora né mai. Grifondoro! Grifondoro! Smetti di ruttare, cretino. Porca miseria, no, dai. Black sicuramente... smettila! Sicuramente, serpe verde, sia chiaro. Appena in tempo, l'effetto sta svanendo. Smetti di ruttare. Fig aveva ragione. Quasi non ci credo che abbia funzionato. Ora devo dire la parola d'ordine al gargoyle. Amor toujours. Che bello però la sala grande con gli stendardi. In tante serpe verde. Vaffanculo, prof! La prova della Fitzgerald. Purtroppo la mappa non è ben indicata dove andare, perché tu la vedi da mezzo alto e quindi pensi, ok, forse se lo giro forse è questa. Non è mai precisissimo, infatti è un po' incasinata la mappa, onesto, Tra l'altro qui c'è un altro specchio ed eccoci arrivati alla statua del preside. Ma sono abbastanza sicuro che nei film, poi ovviamente magari sai, trasfigurano le stanze, le spostano, fanno quello che vogliono, non fosse così in alto, o sbaglio? E tra l'altro, queste porte qua, come cavolo le apriamo noi? Ancora non lo so. Guarda un po'. Esatto. Che devo pronunciare la parola d'ordine. La pagina della guida pratica. Il gargoyle del preside. Sorbetto al limone. Vediamo prima però dove si trova questo. Si trova dove c'è una scala e una stella, che credo quindi sarà più in basso. Eccoti qua. Ecco qua. Toujours pour. A quanto pare siamo bravi in francese. Ah, devo pure aspettare. Aspetta, fermo. Fammi vedere se c'è qualcosa qua sotto. No. Mi chiedo se tutte le famiglie di maghi d'élite abbiano un motto. Ma certo. Questi sono tutti ex presidi o cosa? Comunque sì, forse sbagliavo io, Mi sa che invece era proprio qui lo studio del preside, anche quello di Albus. Lo sapevo che avrei trovato una cosa della bacchetta, lo sapevo. Perché non posso entrare qui? Revelio! Il cappello parlante, lo sapevo che me lo faceva scansionare. Ma mi ha appena fatto l'occhiolino? No, sta solo riposando. Tra l'altro, forse vuoi vedere che Albus in realtà era disordinato perché ce l'aveva buttato mica sopra a dei libri lui? Professoressa? Felice di vederti. È merito della prontezza mentale del professor Fig. E ora? Avvicinati al piedistallo nell'anticamera e leggi il libro che vedrai apparire. D'accordo. Immagino ci sarà altro da fare oltre a leggere un libro. Ovviamente. Sospetti fondati i tuoi. Torna da me quando avrai finito. Sì, signora. E per tutto questo tempo è stato qui proprio sotto gli occhi del preside. Magari lo sapeva anche. Quello è il catino dei pensieri. Rivello. Che cosa abbiamo qui invece, scusami? Ritratti dormienti. Non tutti i presidi piace ricevere le sfide quotidiane. Oh,
Mi sembra giusto, quindi avevo ragione. Sono tutti quanti ex presidi questi. Magico. Ah! E ora scompare. Dove mi trovo? Ulla! Professoressa Fitzgerald, riesci a sentirmi? Sono qui, in questo luogo. Puoi chiamarmi. Che figo! Ora assisterai a una storia. Presta attenzione. Certo! Non sempre le cose sono quel che sembrano. Mi dica, mi dica. Dovrai muoverti rapidamente con prudenza. Usa gli strumenti che incontri per trovarmi. E non ho la bacchetta io. Per prima cosa ti servirà un mantello. Non dirmi che è la storia di tre fratelli. In questo posto, come nella vita, la morte assume molte forme. Cerca di evitarle, costi quel che costi. Ma che figata la sua prova! Onesto, le prime due prove mi hanno lasciato un po' così. Questa è già figa all'inizio. Ombra della morte. Quindi la bacchetta ce l'abbiamo. Posso entrare nelle case? No. Scusa un attimo. Ah, non posso neanche interagire col menu. Ah no, posso, meno male. E però non posso andare nei talenti. Ovviamente non sono neanche utilizzabili. Volevo vedere se potevo aumentare il talento di invisibilità, ma anche quello è bloccato. Vai, 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 vai. Particolare come cosa, mi ricorda tantissimo. Unfinished Swan. Sarei dovuto fuggire quando potevo. A quest'ora sarei libero. Wow. Cosa c'è qui? Ah, le pozioni, certo. È una rappresentazione un po' old school dei Mangiamorte questa. Cos'è? Cosa succede qua? Li ho seminati per ora. Devo andarmene da qui. Dove sarà Niamh? Oh, calmo. Devo muovermi al momento giusto. Ti prego, non dire niente che non sia ovvio. Vai! Scappa! Madonna mia, proprio all'ultimo istante! Oh, c'è una scalinata laggiù. Madonna. È ancora giallo quello. Meno male che non si muove. Vai, 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 vai. Ok, siamo finiti in acqua ora. La morte. Oh, te lo dico, è figa sta cosa. È veramente figa. Ma mi chiedo se sia una storia sua, cioè nel senso della sua infanzia, o se sia sempre una storia collegata. Una scala. Ai custodi. Se ci salgo, magari non mi vedranno. Come no? Devo combattere ora? Forse è meglio muoversi. Forse è meglio non combattere la morte. Che dici? Io intanto mi muovo, poi vediamo. Eccoci. Meglio qua. Muovermi finché posso. Niamh deve essere qui da qualche parte. Sono in troppi. Devo attraversare la strada più veloce che posso. Se avessimo l'abilità di movimento mentre siamo invisibili, adesso sarebbe molto più utile. Ma sicuramente sarebbe quella la strada giusta. Ma inutilizzabile. Prima devo trovare il modo di passare. No. Allontanati. Vai via.
Lo stile di disegno fatto così a me piace tantissimo. Unfinished Swan magari è un gioco che non conoscono in tantissimi, ma uno stile di gameplay simile, con uno stile grafico simile, davvero bellissimo tra l'altro. Mi dispiace averlo finito perché vorrei dimenticarlo per poterlo rigiocare come se non l'avessi mai giocato prima. E non possiamo mai entrare dentro le porte, ok. Oh, la morte. Ah, beh, certo, però. Da questa parte. Deve esserci un altro modo per trovarla. Devo tornare indietro. Non c'è modo di oltrepassarli. Via, 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 via. Madonna mia, non so se ho fatto la cosa giusta, ma ci sono proprio... Quella porta sembra l'unica via sicura. Sì, grazie, ci sono già entrato. Proprio all'improvviso appena si è aperta. Magari poteva essere anche sbagliato, io comunque ci sono entrato. C'è un tizio. Ok. Devo guardare da qui. Ok, forse è meglio muoversi. Ma ce ne sono altri. Pensavo che era solo io. Sta uscendo dalla porta? Non lo so, ma sicuramente è lì vicino. Questa è la mia occasione. Vai, 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 corri. Corri. Maledizione a noi e ai nostri poteri mistici che ci buttano in sti casini. Ok, dai, dai. Arriva qualcuno? Ok, sembrerebbe di no, ma forse siamo arrivati. Questa è la strada giusta. È il mantello dell'invisibilità? Ti prego, dimmi di sì. Nuovo oggetto sbloccato. Siamo... Sono invisibile. Completamente invisibile. Bello, finalmente. In teoria ora possiamo passare. Siamo nascosti completamente dalla morte. Sembra proprio che non mi vedano. Esatto. Posso provare ad avvicinarmi. Cerca di non toccarli magari. Che quello è... Sei invisibile, non intangibile. Finalmente al sicuro. Questa deve essere la strada giusta. Ma dov'è? Vuoi vedere che troviamo anche gli altri oggetti della morte? Mi fa male la retina, ti giuro, è troppo bianco. Sei sfuggito alla morte finora, ma non mi hai ancora trovata. La ricerca continua, seppur questa volta non potrai nasconderti. Ok. Impugna la bacchetta di fronte a te. È quella di Sambuco, vero? Straordinario potere. Sì, è quella di Sambuco. Non dirmi che il prossimo oggetto è è la pietra e dovremmo riportare qualcuno in vita. Mai sentito potere così. Sarebbe bello. Oh, che schifo di... Non posso cambiare, dai. Ribello. Ma chi vuole usare bombarda e quelle due cose, dai. Bombarda. Porca troia. Scusami, a questo punto mi viene da chiedermi. Voglio provare a tagliare qualcuno. Ribello. Ah, no, non posso, esatto, mi pareva strano. Avevo visto le tentacole, ho detto, non è che posso usarle. Pareva strano. In giro ci sono solo pozioni? È questo il grande aiuto che troverò in giro? Ti immagini se ci fosse un ba... Allora, questo gioco non si basa sulla potenza delle bacchette perché non le cambi. Ma ti immagini se... Defendo. Minchia. Defurto. Tu potessi tenerti la bacchetta. Defendo. Bombarda. E con qualche glitch, intendevo, potessi tenerti la bacchetta e questo fosse l'unico modo per avere la bacchetta di Sambuco, che ovviamente è la più potente e sarebbe
inottenibile in altri modi. Ma è uno schifo di set, questo. Descendo, defuggio, defendo, bombarda. Kaboom. Porca troia. Dai, colpitemi. Proteggi, stupefino. Defendo. Bombarda. Dai. Bombarda comunque. Porca miseria. Descendo. Ma io posso usare la magia antica? Difendo. Colpito. Ho anche tagliato a metà una colonna. Kaboom. Preso. Merda. Dai, caricami. Niente, non riesco a caricarli, cani. Bombarda. Defendo. Tagliato a metà. Depulso. Descendo. Ammetto, questa parte qua è davvero figa. Davvero figo tutto, l'idea. Dai, caricami. Depulso. Vabbè, non importa. È morto. Volevo fare la sfida che c'era qua sopra, ma non caricava mai sto cane. O meglio, forse non capivo io quando fosse effettivamente la carica o meno. Mi chiedo se sfideremo davvero la morte. Ne dubito, eh. Però questa è un'arena grande, volendo. Lo sapevo, dai. Ma vada che dabra. No, credo che... dobbiamo solamente andarcene. Oh, che bello, un goblin. E un goblin, un troll. Bombarda. Levati da qui. Muori. Difendo. Bombarda. Difendo. Tagliato a metà. Bombarda. Via da qui. Descendo. Ma ne è apparso un altro? Sì che ne è apparso un altro. Cavolo. Oh. Nonostante tutto mi ha salvato la vita il colpo della morte di prima. Difendo. Bombarda. Kaboom. Difendo. Bombarda. E addio al troll che è esploso. Descendo. Bombarda. Ne appare qualcun altro? Difendo. Difendo comunque li taglia tutti a metà, eh. La morte invece se la sta proprio godendo la mia situazione attuale, eh. Si sta proprio divertendo un sacco. Esegui. Cos'è che c'era scritto? Oh, che bello. Bombarda. Difendo. Due troll al prezzo di uno. Vieni, 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 così ne colpiamo due. Difendo. Preso. Bombarda. Difendo. Ah, speravo di prendere anche l'ombra della morte. Bombarda. Non vedo dove sono. Difendo. Presa.
scappa. Bombata! Che culo la rotolata. Muori. Andato. Proteggo. Stupefatto. Preso. Difendo. Bombata. Presa anche l'ombra della morte. No, ma dai, l'avevo. Ah, fuck. Difendo. Andato. Bombata. Addio al cane. Difendo. E addio a tutte e due le ombre della morte. Ah, esegui la combo, c'era scritto. Non avevo letto. Posso passare? Perfetto, perfetto, dai. C'è un cavallo lì? No, è un centauro. Sì, due centauri, credo. No, scherzavo, è Kelpi e un sagittario. Lascia giù la bacchetta, figliolo. Per un attimo ho pensato fossero i segni zodiacali, però no. Sembriamo Tom Holland. Semplice. Deve essere per me. Sì, semplice pietra, come no? È la pietra più potente che c'è, pensa un po'. Ma, a parte che non era mai così grossa, però... Mi stai dicendo che la professoressa ha trovato i doni della morte o è solo una storia, letteralmente? La strada è ancora lunga. Non riesco a credere che sia morta. Ma... La cara dolce Neve, morta. Ah! Neve, perché? Non saremmo gli stessi senza di lei. Non è che magari è proprio solo una storia e tutto il resto? Oppure qualcuno è davvero andato a trovare la pietra della morte per lei? È un po' strana sta storia. Ma ciò che è fatto non si può disfare. La magia della pietra può solo evocare l'ombra di ciò che ero. Non ho capito. Eri morta oppure no? È solo una storia oppure no? È stato bello però questa prova, onesto. Tuttavia, non c'è luce senza ombra. Come non c'è ombra senza luce. Kingdom Hearts. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Non dimenticarlo, mentre assisti al mio ricordo. Certo, certo. Quindi tu stai dicendo che hai visto anche la luce in questa storia? Diventerà di nuovo colorato oppure no? No. Però bello. Bello perché questo giro la copertina sarà un po' più particolare. Comunque il modello maschile mi sa che è proprio generico in questa parte di ricordo. Cioè... Anche quello femminile sarebbe un femminile normale. E ora buttiamoci a capofitto. Isidora, ciò che hai fatto per tuo padre è incredibile. Lo è, non è vero? E Percival non deve preoccuparsi per i trefoli di emozioni o le tracce che questa magia lascia. Sono riuscita a trovare un modo per contenerli. Non ti sei fermata. Argento Goblin. Mi hai parlato con un goblin? Non temere, non hai idea di che cosa vogliamo contenere. Ma non abbiamo ancora idea di che effetto possano avere le emozioni, le tracce oscure. Sembra di sentire Percival. Si dà il caso che io lo sappia. Si tratta di una fonte di forza, di concentrazione. In qualche modo è in grado di rendere più potente la mia magia. Non ti seguo, Isidora. Io penso si possa controllare. Un simile potere non deve essere sottovalutato. Nelle mani sbagliate. Hai visto cosa ho fatto per mio padre? Oh, Neve, immagina il bene che potremmo fare. Tutti a questo mondo soffrono in qualche modo. Che stai facendo? Che se l'è magnato? Riesci a sentirla?
Isidora! Questa storia deve finire. Per tutto questo tempo avete tenuto per voi questo potere perché lo temete. Io invece l'ho accolto. Io non ho capito benissimo la sua storia, però credo che fosse solo allegorica. Il problema è che sta peggiorando sempre più e credo che l'ultimo dei professori... Ah, è cambiato tutto. Ci racconterà la parte della storia in cui tutto questo finisce. È il momento di uscire. Rieccoci qua. E lo sapevo che apparivi. È vero che qualcuno ha superato le prime 3 prove? Certo. Sì. È così. Ma sei così... Giovane? Giovane? Lo so. Lei deve essere il professor Bakar. Sì. Piacere di conoscerla. Nel ricordo che ho appena visto, Isidora stava inalando emozioni dolorose. Esatto. È stato preoccupante, però sarebbe anche interessante. L'ho trovato preoccupante. Com'è riuscita a ricavarne un potere? E come l'ha imbrigliato? Inquietante, davvero. Tuttavia mi domando perché mi chiedi del suo potere. Non vorrei mai rivelare dove si trova il mio pensatoio a chi, forse, deve ancora comprendere la responsabilità che si accompagna al potere. Professore, le fa bene perché pensa che siamo anche noi stronzi, magari. Lo sa è che un goblin pericoloso di nome Ranrok è entrato nel deposito del castello di Rookwood. Ha imparato a imbrigliarne il contenuto e ne ha ricavato un enorme potere che vuole usare contro il mondo magico. Non c'è tempo da perdere. Capisco. Tuttavia, la conoscenza che acquisiresti osservando i miei ricordi è troppo preziosa per poterla condividere senza alcune ulteriori considerazioni. Ho la necessità di consultarmi con gli altri custodi. Fai pure. A quanto pare non ci resta che aspettare per quanto sia frustrante. Lo so. Ho sentito cosa hai detto a Bakar. Isidora risponde le emozioni per acquisire potere? Esatto. E ha estratto le emozioni alla professoressa Fitzgerald come ha fatto con suo padre, senza permesso. Mostruoso. Inoltre, ha detto che aveva trovato un modo per immagazzinare le tracce di magia che estraeva usando l'argento goblin. I depositi? È possibile, sì. C'è una cosa che non ho avuto modo di dirle prima. Ranrok sta scavando in alcuni luoghi legati ai 5 nomi che ha trovato nei diari di un goblin esperto di metalli, un certo Gradbarb. 5 nomi, dici? I custodi e chi altro? Isidora, ovviamente. Precisamente. Ecco perché è sempre un passo avanti a noi. La Gringot, la torre, il castello di Rookwood. Visto che i custodi non vogliono ancora indicarti la prossima prova, cerchiamo di tenere d'occhio Ranrok. Potrebbe condurci lui a qualche informazione in più. Forse. Speriamo. Spero che Lodgok mi contatti presto. Dopo le trivelle non ho più saputo niente di lui. Beh, non è che è passato chissà quanto tempo, eh. Con la pozione polisucco ha funzionato. Non avevo dubbi. Potrei solo aver esagerato nel distrarre Black. Non sapevo reggesse così poco il rischio incendiario. Vabbè. Un dono mortale. È stato interessante. Prof? È apparsa la lettera e ha detto niente. Va bene, grazie. Magari ha qualcosa da dirmi su Tick, quanto ci fai? Ah, c'è anche... Sebastian, vogliamo continuare quindi? Parla con Tick, la Fenice. Yes, questo è interessante. La Fenice is good.